Ma non è una questione che riguarda la famiglia Valianda. All'epoca io ho fatto in Consiglio regionale la battaglia per difendere una seconda ASL a sud di Salerno. Io ho detto in Consiglio regionale: se non volete metterla a Vallo, mettetela dove volete, a Capaccio, a Sapri, a Polla, dove volete. Ma l'importante è che ci sia una seconda ASL in un territorio che è totalmente diverso dal resto della provincia. Purtroppo i consiglieri regionali, anche quelli del territorio, votarono contro. Io rimasi da solo a difendere questa situazione di cui oggi in parte paghiamo certamente le conseguenze, quindi purtroppo dobbiamo intervenire nel modo adeguato, perché è necessario che le strutture sanitarie, il rischio è che le strutture sanitarie vengano spostate soltanto in rapporto al dato demografico. Questo è quanto di peggio possa accadere, perché il dato territoriale incide più del dato demografico, perché la distanza delle strutture sanitarie, soprattutto quelle di emergenza, è una distanza che va ridotta, nel senso che vanno portate le strutture laddove devono stare. 300 parti che noi facciamo a Sapri sono 300 parti a cui ognuno di noi partecipa attivamente e pienamente, per cui non è vero che noi non abbiamo la manualità, che si perde la manualità quando il numero dei parti è ridotto. Sempre siamo soltanto una sola persona, un solo medico di guardia, e quindi quel medico deve essere in grado di affrontare tutte le urgenze e in grado di fare qualunque cosa. Per cui io dico: venite a partorire a Sapri, non c'è nessun problema di sicurezza. Oltretutto il territorio è un territorio molto vasto e non è vero che si perdono i parti, così come è stato detto dal comitato di controllo del punto nascita. Qualcuno sicuramente andrà a partorire in qualche clinica oppure andrà a partorire in qualche altro ospedale, ma questo non significa che noi non siamo attrattivi. Il problema è che noi abbiamo carenza di personale, carenza di ostetriche, carenza soprattutto di medici, e poi i parti si riducono, ma perché sono ridotti in tutta Italia a livello nazionale. Invece non dimentichiamo le cose buone che si fanno nell'ospedale di Sapri e nel mio reparto, e cioè abbiamo ridotto, facciamo il numero più basso di tagli cesarei, perché noi garantiamo tutti i livelli di assistenza, e soprattutto facciamo il maggior numero di raccolta di sangue cordonale. Già solo quest'anno abbiamo trovato due sacche compatibili, e questo significa che almeno due bambini sono stati salvati, saranno salvati grazie alla raccolta di sangue cordonale che si fa nell'ospedale di Sapri.